La presente opera affronta un fenomeno storico di cui pochi tennero conto e di cui nessuno valutò a fondo la portata. Le scienze che studiano l'antichità hanno continuato a ignorare fino ad oggi il diritto materno. Nuova è tale espressione è sconosciuta e la condizione familiare che essa designa. La tradizione di un soggetto simile presenta quindi un fascino inconsueto, ma anche inconsuete difficoltà, poiché non esistono lavori preliminari di qualche importanza, e fino ad ora le ricerche hanno contribuito a illuminare il periodo di civiltà cui è proprio il diritto materno. Ci inoltriamo dunque in un campo che attende ad essere dissodato per la prima volta. Dalle epoche maggiormente conosciute dell'antichità veniamo rimandati a periodi più antichi, da un mondo di pensiero che ci è noto ad un altro interamente diverso e più remoto. I popoli e i nomi dei quali sembra essere esclusivamente legata la fama della grandezza antica passano in secondo piano e ne prendono il posto altri che non raggiunsero l'altezza della cultura classica. Un mondo sconosciuto si apre al nostro sguardo. Quando più ci caliamo in esso, tanto più singolare ci appare ogni cosa. Ovunque elementi contrastanti con le idee di una civiltà più sviluppata, ovunque concezioni più antiche, un'epoca del mondo con un proprio carattere ben definito, una norma di vita che può essere giudicata solo in base alla propria interna legge. Il diritto familiare ginecocratico è estraneo non soltanto alla nostra coscienza di oggi, ma anche a quella della classicità. L'atteggiamento estraneo e singolare si rivela rispetto a quella ellenica, la primordiale legge di vita, cui il diritto materno appartiene, da cui è sorto e con cui soltanto può essere spiegato. Proposito centrale della presente ricerca è esporre il principio determinante dell'epoca ginecocratica e configurarlo nei suoi veri rapporti sia con gli stadi inferiori di vita sia con una civiltà più sviluppata. La mia indagine si prefigge uno scopo assai più vasto di quanto possa apparire dal titolo. Essa toccherà ogni aspetto della norma di vita ginecocratica, ne individuerà i singoli tratti, per giungere poi al pensiero fondamentale in cui tutti confluiscono e ricostruire così l'immagine di uno stadio di civiltà soffocato o interamente sorpassato durante i successivi sviluppi del mondo antico. La meta è fissata assai lungi, ma solo il massimo ampliamento dell'orizzonte consente di raggiungere una vera comprensione e conduce il pensiero scientifico alla chiarezza e alla globalità, che sono proprie dell'essenza del conoscere. Tenterò dunque di esporre in vasta prospettiva lo sviluppo e l'articolazione del mio pensiero, in modo da preparare e agevolare lo studio della trattazione che seguirà. Fra tutte le testimonianze che si riferiscono all'essenza e all'interna forma del diritto materno, le più chiare e precise sono quelle relative al popolo licio. I lici, secondo Erodoto, non davano ai figli il nome paterno come i greci, ma soltanto quello materno. In tutte le genealogie essi menzionavano solo gli antenati materni e giudicavano lo stato sociale dei figli esclusivamente in base a quello della madre. Nicola di Damasco completa questa testimonianza ricordando che solo le figlie potevano ereditare e riconducendo tale norma al diritto comune licio, a quella legge non scritta che, secondo la definizione di Socrate, procede dalla divinità stessa. Tutte queste consuetudini sono manifestazioni di una stessa concezione fondamentale. Mentre Erodoto non vi scorge altro che una singolare aberrazione rispetto ai costumi ellenici, l'osservazione dei loro rapporti interni e reciproci consente una comprensione più profonda. Non mancanza di regola, ma sistema. Non arbitrio, ma necessità. Divengono palesi. E poiché va escluso ogni influsso di una legislazione positiva, non si può pensare soltanto ad anomalie prive di significato. Al principio paterno ellenico romano si affianca un diritto familiare del tutto opposto, sia nella sua fondamenta, sia nel suo sviluppo, e il confronto pone in piena luce le peculiarità dell'uno e dell'altro. A conferma di ciò si possono individuare atteggiamenti analoghi presso altri popoli. Il diritto di ereditare attribuito dalla legge licia esclusivamente alla figlia corrisponde al dovere di alimentare i genitori vecchi, che era imposto esclusivamente alla figlia dalle usanze egizie, secondo la testimonianza di Diodoro. Tale norma egizia sembra integrare il complesso del sistema giuridico licio,
né un'asserzione di Strabone relativa ai Cantabri, presso i quali i fratelli ricevevano dalle sorelle un'elocazione e una dote, pone in luce un ulteriore corollario della medesima concezione di fondo. Da tutti questi elementi che convergono si può trarre una conclusione assai importante di carattere generale, e si inducono a ritenere che il diritto materno non sia proprio di determinati popoli, bensì di un determinato stadio di civiltà, nel quale, per la similarità e la regolarità di comportamento della natura umana, non può essere ridotto o limitato a un solo gruppo di popolazioni affini. È dunque molto più importante penetrare l'intera unità della concezione fondamentale, anziché notare le similitudini fra le singole manifestazioni. La testimonianza di Polibio, circa le 100 famiglie nobili di Locri e Pizzefiri, della genealogia matrilineare, aggiunge alle precedenti considerazioni due elementi intimamente connessi, di cui verificheremo nel corso della nostra ricerca l'esattezza e l'importanza. Il diritto materno appartiene ad un periodo di civiltà più antico di quello corrispondente al sistema del diritto paterno. La sua fioritura piena e intatta declina dinanzi al vittorioso affermarsi di quest'ultimo. Perciò, le forme di vita ginecocratica appaiono soprattutto proprie delle genti che si contrappongono, come stirpi più antiche ai popoli greci. Esse sono parti essenziali di quella civiltà originaria, le cui caratteristiche si rivelano connesse alla sovranità del principio materno quanto le caratteristiche della civiltà ellenica alla sovranità del principio paterno. Dedotte da un limitato numero di fatti, queste considerazioni nel corso della nostra ricerca acquisiranno incontestabile veridicità attraverso una quantità sempre maggiore di fenomeni confluenti. I locresi ci conducono alle leggi, e a questi ben presto si ricollegano ai cari, gli etoli, i pelasgi, i cauconi, gli arcadi, gli epei, i minni e i teleboi. Presso tutte queste popolazioni, nella grande varietà di aspetti particolari, spiccano il diritto materno e il tipo di civiltà che su di esso si fonda. La percezione della forza e della grandezza della donna, che già destava meraviglia negli antichi, rivela nelle immagini di ciascuno di quei popoli, nonostante le diverse caratteristiche e colorazioni, una medesima qualità di antica elevatezza e una scaturigine assolutamente estranea alla civiltà greca. Vi riconosciamo il concetto fondamentale ispiratore del sistema ginecologico, dei Neopactia, dei Eiaia e dei Cataloghi, concetto dal quale derivano l'unione di madri immortali con i padri mortali, la rilevanza dei beni materni, il nome materno, l'intimo legame fra fratelli e sorelle della madre, e sul quale si fondano la denominazione Mutterland, terra madre, terra natale, la speciale sacralità dei sacrifici femminili e particolarmente l'inespiabilità del matricidio. Poiché non ci occupiamo degli aspetti particolari, ma cerchiamo la più ampia prospettiva possibile, dobbiamo porre in evidenza il valore della tradizione mitica per la nostra ricerca. La specifica relazione tra il diritto materno e le più antiche stirpi del mondo greco fa sì che quella prima forma di tradizione abbia singolare importanza per la conoscenza della ginecocrazia. E si può dire fin d'ora che la posizione del diritto materno nella mitologia rispecchia l'alto significato che esso ebbe quale nucleo centrale di tutta una civiltà. Sorge ora più urgente la domanda: quale importanza dobbiamo attribuire nel nostro campo a quella forma primordiale di tradizione umana? Quale uso possiamo fare delle sue testimonianze? La risposta verrà dallo studio di un singolo esempio, tratto dal ciclo delle leggende Elige. Oltre alle testimonianze propriamente storiche di Erodoto, anche la storia mitica dei re presenta un caso di successione matrilineare. All'eredità di Sarpedonte non hanno diritto i figli maschi, ma la figlia, Laodamia, che trasmetterà il regno al proprio figlio, mentre gli zii di questo saranno esclusi. Nella narrazione di Eustazio, tale sistema di eredità trova espressione simbolica, rivelando l'idea fondamentale del diritto materno nella sua voluttuosa sessualità. Se le testimonianze di Erodoto e di Nicola di Damasco fossero andate perdute, il metodo critico, oggi, prevalente, avrebbe cercato di svalutare il racconto di Eustazio, obiettando che la sua attendibilità non è confermata da alcuna fonte più antica o contemporanea. Gli aspetti enigmatici di quel racconto
sarebbero intesi come frutto della fantasia di un mitografo. E il fatto attorno al quale il mito si è in realtà sviluppato verrebbe giudicato come una derivazione del mito, come uno di quei dati non utilizzabili il cui numero cresce continuamente e attesta sempre più il distruttivo progresso del cosiddetto metodo critico, applicato ai materiali della tradizione. Il confronto fra le testimonianze mitiche e quelle storiche pone nella massima evidenza la totale erroneità di tale metodo. Confermata da precise prove storiche, la tradizione mitica deve essere considerata autentica testimonianza dei tempi primordiali, del tutto indipendente dall'influsso di fantasie arbitrarie. Appunto, nell'esempio menzionato, il privilegio di Daodamia rispetto ai fratelli è già di per sé una prova di prevalere del diritto materno presso i lici. Pressoché ogni aspetto del sistema ginecocratico può essere analogamente documentato, anche se non sempre i paralleli si ritrovano nella storia del medesimo popolo. Tale documentazione è garantita dal carattere universale della civiltà ginecocratica. Il diritto materno, d'altronde, è sopravvissuto, almeno parzialmente, fino alle epoche relativamente recenti, sia nella tradizione mitica, sia in quelle rigorosamente storiche. Appaiono in modo concorde i tratti caratteristici del medesimo sistema. Elementi d'età più antiche ed elementi più recenti si affiancano armoniosamente, così da farci quasi dimenticare i lunghi intervalli di tempo che intercorrono tra le epoche cui appartengono. L'importanza di tale analogia appare ovvia per ciò che riguarda il metodo con cui si deve affrontare la tradizione mitica. Proprio tali analogie dimostrano quanto siano inaccettabili i presupposti metodologici degli orientamenti di ricerca oggi prevalenti e privano di giustificazione la distinzione che già apparirebbe precaria da tempi storici e tempi preistorici, operata specialmente nell'ambito della parte più importante della storia, la conoscenza delle concezioni e dei modi di essere degli antichi. Ecco dunque la risposta alla domanda già formulata. La tradizione mitica deve essere considerata espressione genuina della norma di vita propria dell'epoca in cui sono le basi dello sviluppo storico del mondo antico, manifestazione del modo di pensare originario, diretta rivelazione storica e dunque fonte storica autentica, altamente attendibile. Il privilegio di Laodamia rispetto ai fratelli induce Eustazio a osservare che tale posizione di favore delle figlie nei confronti dei figli contrasta apertamente con la concezione greca. Questa considerazione è particolarmente interessante, data l'epoca tardiva della fonte. A differenza dei seguaci della moderna critica, il dotto bizantino non si propone di infirmare o tantomeno di alterare la tradizione a causa dell'anomalia che egli osserva nella leggenda. Simile fiduciosa e acritica accettazione della tradizione, spesso biasimata come atteggiamento di trascrizione passiva, rappresenta la migliore garanzia di attendibilità delle stesse fonti tardive. In ogni ambito di testimonianze sull'antichità dominano la medesima fedeltà e la medesima cura del conservare nel trasmettere la tradizione, la medesima riluttanza a toccare con mano sacrilega le vestigia del mondo primordiale. Ci è così offerta la possibilità di conoscere con sicurezza l'atteggiamento interiore, che fu proprio dei tempi più remoti, e di seguire la storia del pensiero umano fin dai primordi, donde procedere ogni successivo sviluppo. Quanto minore fu la tendenza alla critica e ai collegamenti soggettivo, tanto maggiore l'attendibilità delle fonti e tanto più lontano il pericolo di falsi. Per ciò che riguarda il diritto materno, il mito offre una garanzia di autenticità ancora più ampia. Il contrasto tra tale sistema e le idee delle epoche successive è così profondo da rendere impensabile l'invenzione fantastica del fenomeno della ginecocrazia nell'epoca in cui predominavano le concezioni opposte. Dal punto di vista del sistema dominato dal diritto paterno, il più antico diritto apparve un enigma. Nessun elemento del sistema del diritto materno sarebbe stato capace allora di inventarlo. Il privilegio di Laodamia non sarebbe mai stato concepito sotto l'influsso del pensiero greco, con cui si trova in contraddizione. E altrettanto può dirsi per le innumerevoli tracce della medesima forma di vita presenti nella storia primordiale di tutti i popoli antichi, non escluse Atene e Roma, ambedue esplicite assertrici del diritto paterno. Ogni epoca segue inconsciamente anche nelle sue creazioni poetiche la propria norma di vita. Tanto grande è il potere di quella legge che si manifesta perennemente una tendenza naturale a trasformare in base ad essa quanto vi sia di divergente nella tradizione pervenuta nei tempi trascorsi.
le tradizioni ginecocratiche non sono sfuggite a questo destino. In numerosi casi osserveremo come l'intervento di concezioni più tarde sulle sopravvivenze delle precedenti e le conseguenze del tentativo di sostituirle, il non comprensibile con il comprensibile, in base alla propria civiltà, abbiano determinato fenomeni particolarmente singolari. Tratti antichi vengono cancellati dai nuovi. Le maestose figure del passato ginecocratico sono rievocate nello spirito peculiare dei nuovi tempi. Una luce più dolce mitiga le durezze. Oltre al diritto, vengono giudicati dal punto di vista ora dominante anche il mondo di sentire, i momenti, le passioni. Non di rado il nuovo e l'antico stanno fianco a fianco. Oppure il medesimo fatto, la medesima persona appaiono in duplice versione, secondo l'antico e secondo il nuovo mondo. Là innocenti, qui criminosi. Là ricchi di nobiltà e di dignità, qui oggetto di orrore. In altri casi il padre prende il posto della madre, il fratello prende il posto della sorella nel contesto della leggenda, oppure le figure femminili e maschili si alternano. Denominazioni femminili vengono sostituite da denominazioni maschili. In una parola, le concezioni materne cedono alle esigenze della teoria dominata dal diritto paterno che si è ormai sviluppata. Così, lungi dall'immaginare nello spirito di una civiltà superata e svanita, i tempi più recenti hanno cercato di imporre le sovranità delle proprie idee su fatti e su fenomeni che apparivano loro estranei. In ciò risiede la massima garanzia di autenticità di tutte le tracce mitiche del mondo ginecocratico, le quali posseggono la forza di prove assolutamente valide. In quei casi che non riuscirono a sfuggire all'influsso alterante del mondo successivo, il mito è fonte particolarmente istruttiva. Siccome di solito le alterazioni dei miti sono provocate da un'inconscia interferenza delle idee del tempo e solo eccezionalmente da deliberata ostilità verso l'antico, nelle sue trasformazioni la leggenda diviene espressione vivente degli stadi di sviluppo di un popolo e per un osservatore attento è specchio fedele di tutti i periodi della vita di quel popolo. Spero che ora apparirà chiara e legittima la posizione assunta verso la tradizione mitica da questa ricerca. Ciascun lettore giudicherà poi quale ricchezza di risultati essa consenta. La ricerca storica moderna, nel suo unilaterale e restrittivo interesse per gli avvenimenti, le personalità e gli istituti di determinate epoche, ha contrapposto i tempi mitici a quelli storici, limitando a questi ultimi l'ambito delle scienze che studiano l'antichità, ed ha intrapreso così una via che non permetterà mai una conoscenza approfondita e globalmente coerente. Nella storia ogni situazione presuppone un anteriore modo di essere. Non vi si incontra mai un inizio, ma sempre una continuazione, mai una causa che non sia al tempo stesso un effetto. La vera conoscenza scientifica non è più consistente unicamente nel rispondere alla domanda che cos'è. Essa acquista pienezza solo quando scopre la risposta a da dove e riesce a collegarla verso dove. Il sapere diviene comprendere solo se coglie simultaneamente l'origine, il progresso e la fine. Ma il principio di ogni sviluppo giace nel mito. Al mito, dunque, deve riferirsi irrimediabilmente ogni indagine profonda dell'antichità. Il mito porta in sé le origini, ed esso solo potrà rivelarle. Le origini, d'altronde, determinano gli sviluppi successivi e ne indicano sempre la direzione. Senza la conoscenza delle origini, il sapere storico non giungerà mai ad un'intera conclusione. La distinzione tra mito e storia legittima unicamente se la si riferisce alla diversità di mezzi con cui la tradizione rende testimonianza di ciò che avvenne. Appare priva di significato e di fondamento dannanti alla continuità dello sviluppo umano. Il successo della nostra ricerca dipende innanzitutto dall'abbandono di simili distinzioni. Le forme del diritto familiare predominante nelle epoche più note dell'antichità non sono originarie, ma derivanti da stati di vita più remoti. Considerate di per sé stesse, di là da ogni relazione di causa e di effetto, esse sono unicamente fatti isolati, oggetti al di più del sapere, non del comprendere. Il sistema romano del diritto paterno, nel suo rigore, rimanda a un sistema più antico, che esso avversò e soppresse. Analogamente, la augusta paternità, rivestita dalla purezza della natura polinea della città di Atena, la figlia di Zeus, priva di madre, rappresenta l'apice di uno sviluppo le cui fasi iniziali dovettero aver luogo in un mondo caratterizzato da idee e da istituzioni completamente diverse. Come potremmo dunque comprendere la fine
se gli inizi per noi rimanessero enigma. Ma gli inizi, dove si possono scoprire? Non vi sono dubbi sulla risposta. Nel mito, immagine fedele del tempo più antico, qui o in nessun altro luogo. Il bisogno di sapere globalmente coerente ha spesso indotto a cercare di soddisfare la brama di conoscere le origini mediante le immagini della speculazione filosofica, colmando le grandi lacune presenti nelle successioni delle varie epoche coi fantasmi di astratti giochi intellettuali. Singolare contraddizione, rifiutare il mito come invenzione poetica e al tempo stesso abbandonarsi con tanta fiducia alle proprie utopie. Nella nostra ricerca eviteremo con cura tutte le tentazioni di questo tipo. Essa costeggerà con prudenza, magari persino eccessiva, la terraferma, seguendone ogni rientranza e ogni punta, evitando i rischi e gli incidenti dell'alto mare. Dove non si disponga di precedenti esperienze, occorre soprattutto dedicare attenzione ai singoli dettagli. Solo l'abbondanza dei particolari può consentire la comparazione, che ci permetteranno di distinguere l'essenziale dall'accidentale, le leggi generali dalle accezioni locali, che ci daranno modo, insomma, di esercitare la nostra osservazione su un orizzonte sempre più ampio. Si è accusato il mito di essere una sorta di sabbia mobile, nella quale il piede non può mai posarsi solidamente. Ma questa critica non colpisce l'oggetto, bensì il modo di usarlo. Multiforme e mutevole, nelle sue manifestazioni esteriori il mito tuttavia segue precise leggi e può fornire risultati sicuri e saldi, non meno di ogni altra fonte di conoscenza storica. Prodotto di un periodo di civiltà in cui la vita dei popoli non era ancora estraniata dall'armonia della natura, il mito partecipa di quella inconscia soggezione a leggi che è sempre assente nelle opere di libera riflessione. Esso è ovunque sistema, ovunque coesione. In ogni suo particolare è espressa una grande legge fondamentale, che nella ricchezza delle proprie manifestazioni presenta supreme garanzie di verità interna e di naturale necessità. La civiltà ginecocratica mostra in modo particolare l'unitarietà di un'idea predominante. Tutte le sue espressioni recano la medesima impronta e contengono la testimonianza di uno stadio di sviluppo in sé compiuto dallo spirito umano. La sovranità del principio materno nella famiglia non va considerato come un fenomeno isolato. Una norma di vita, quale quella che fu peculiare della fioritura ellenica, risulta irriducibile ad essa. La stessa opposizione fra il principio paterno e quello del diritto materno deve avere permeato l'intera forma di vita, propria dell'uno e dell'altro sistema. Il primo elemento in cui apparve evidente la coerenza della sfera di pensiero ginecocratico si riferisce al primato della sinistra rispetto alla destra. La sinistra è la propria della potenza femminile, passiva nella natura, la destra della potenza maschile attiva. La parte avuta dalla mano sinistra di Iside, nella regione del Nilo, prevalentemente vincolata al diritto materno, è sufficiente a rendere chiara tale relazione. E un gran numero di altri fatti ne conferma la piena importanza, l'universalità, l'originarietà, l'autonomia dell'influsso della speculazione filosofica. Negli usi e nei costumi della vita civile e culturale, nelle peculiarità dell'abbigliamento e dell'acconciatura dei capelli, così come nel significato di alcune espressioni linguistiche, torna sempre la medesima idea. Il maior honos levarum partium, il maggior onore del lato sinistro, in intima relazione con il diritto materno. Non meno significativa è una seconda espressione della stessa legge fondamentale, la sovranità della notte sul giorno, che scaturisce dal suo grembo materno. Il rapporto opposto sarebbe stato in aperta contraddizione con il mondo ginecocratico. Già gli antichi posero sulla medesima linea il primato della notte, quello della sinistra, e la sovranità del principio materno. E anche qui usi e costumi primordiali, il calcolo del tempo per notti, la scelta della notte per combattere, per tenere il consiglio, per giudicare, la preferenza delle tenebre per azioni culturali, attestano che non si ha a che fare con astrazioni filosofiche di origine tardiva, bensì con la realtà di un modo di vita originario. Altri riflessi della medesima idea si ritrovano quali peculiarità di un'era soprattutto dominata dal principio materno, nel maggiore spicco culturale della luna rispetto al sole, della terra generatrice rispetto al mare fecondatore, del lato oscuro della morte, nella vita della natura rispetto al lato luminoso del divenire, del morto rispetto al vivente,
del lutto rispetto alla gioia. Sono tutti tratti che, nel corso della nostra ricerca, troveranno ulteriori conferme e acquisteranno un significato sempre più profondo. Già sta dinanzi a noi un mondo nel quale il diritto materno non è più una forma di vita strana e incomprensibile, bensì un fenomeno omogeneo. E tuttavia l'immagine presenta ancora lacune e oscurità. Ma ogni percezione davvero profonda ha la peculiarità di individuare agevolmente i rapporti tra i vari elementi entro la sua sfera e ritrovare la via che conduce da ciò che è palese a ciò che è nascosto. Bastano dunque nel passato lievi indizi per aprire nuove prospettive. I privilegi attribuiti alla sorella e all'ultimo genito costituiscono esempi istruttivi. In ambedue i casi si tratta di affermazioni del principio materno del diritto familiare e ambedue i casi testimoniano nuove ramificazioni del concetto di fondo. Il significato del vincolo sororale è manifesto in un'osservazione di Tacito sulle consuetudini dei Germani e un'analoga testimonianza di Plutarco circa alcune usanze romane prova che non si tratta di un atteggiamento locale e incidentale, bensì della conseguenza di un principio generale. L'importanza attribuita all'ultimo genito è ugualmente illustrata nell'eroico di Filostrato, opera che sebbene tardiva appare preziosissima per la comprensione delle idee più antiche. Ambedue gli aspetti menzionati si ricollegano inoltre ad un grande numero di esempi particolari, provenienti sia dalla tradizione mitica, sia dalla situazione storica di popoli antichi o ancora esistenti, e ciò conferma la loro universalità e la loro originarietà. Non è difficile scoprire a quale tratto della concezione ginecocratica si ricolleghino l'uno all'altro atteggiamento. Il privilegio della sorella rispetto al fratello è solo una nuova espressione di quello della figlia rispetto al figlio. Il privilegio dell'ultimo genito collega la continuità della vita al ramo del ceppo materno, che, essendo nato per ultimo, sarà anche raggiunto per ultimo dalla morte. Devo porre in evidenza quali nuove prospettive siano aperte da tali osservazioni? È come il giudizio dell'uomo secondo la legge della vita naturale, che induce a preferire il germoglio dell'ultima primavera, concordi con il simbolo ligio delle foglie dell'albero. Come il diritto materno riflette la legge della vita materiale, corporea, anziché quella della vita superiore dello spirito, come infine la sfera del pensiero ginecocratica, sia emanazione di un atteggiamento materno tellurico e non paterno uranico, di fronte all'esistenza umana. E ancora, è necessario sottolineare quanti detti degli antichi e quante testimonianze di stati ginecocratici siano resi chiari e utilizzabili per il nostro lavoro dell'osservazione di Tacito sul pensiero germanico circa la continuità della comunità familiare attraverso la sorella. Il maggiore amore per la sorella ci conduce ad uno dei più nobili aspetti dell'esistenza fondata sulla sovranità del principio materno. Già abbiamo posto in luce il lato giuridico della ginecocrazia, ci occuperemo ora del suo significato morale. Il primo ci ha sorpresi per il contrasto con quanto siamo abituati a considerare il diritto familiare naturale e ci ha inizialmente allarmati per la sua inafferrabilità. Il secondo invece trova risonanza in un sentimento naturale cui nessuna epoca è estranea e tale risonanza ce ne facilita la comprensione. Negli stadi più profondi e oscuri dell'esistenza umana, l'amore fra la madre e il nato dal suo corpo rappresenta il punto luminoso della vita, il solo chiarore nella tenebra morale, la sola beatitudine nella profonda miseria. Osservazioni compiute su popolazioni ancora viventi di altri continenti, mentre riportano questo fatto alla nostra coscienza, pongono anche in luce il significato delle tradizioni che menzionano per prime coloro che amano il padre e la loro importanza quale punto di svolta nell'incivilimento dell'umanità. L'intima relazione del figlio con il padre e il sacrificio del figlio per il genitore implicano un grado molto più alto di sviluppo morale che l'amore materno. Forza piena di mistero che penetra ugualmente tutte le creature terrestri. Essa appare più tardi e più tardi rivela la sua forza. L'esperienza corrispondente all'esordio dell'umano incivilmento, allo sviluppo di ogni virtù, alla prima realizzazione di ogni nobile aspetto dell'esistenza è il fascino del principio materno, che in una vita piena di violenza fu divino principio di amore, di unità, di pace. Nella cura per il frutto del proprio corpo, la donna impara prima dell'uomo a spingere la propria preoccupazione amorosa oltre i confini dell'io individuale, verso un altro essere, e a dedicare alla conservazione e all'abbellimento dell'altra esistenza tutte le capacità inventive del suo spirito. Da essa allora procede ogni elevazione delle norme di vita, ogni benevolenza, ogni benedizione, ogni dedizione,
ogni sollecitudine, ogni pietà verso i morti. Nel mito e nella storia questa idea fu variamente espressa. Il cretese, ad esempio, racchiuse un sommo grado il suo amore per la terra nativa nella parola terra materna. L'origine, da un medesimo grembo materno, fu celebrata come il legame più intimo, come la vera, l'unica originaria fratellanza. Soccorrere la madre, difenderla, vendicarla, apparve il dovere più sacro, la medesima ragione. Minacciare la vita della madre venne considerato un crimine inespiabile, anche quando fosse compiuto al servizio della paternità offesa. Devo forse soffermarmi su ulteriori particolari? Tutto ciò basta a suscitare il nostro interesse per l'aspetto morale della civiltà a cui appartiene il diritto materno. Quanto appaiono ora significativi tutti gli esempi di fedeltà della madre alle sorelle, di grandi tormenti affrontati per evitare di perdere le sorelle o di esporle a pericoli, e infine di coppie di sorelle che divengono prototipi universali. L'amore che sgorga dal principio materno, tuttavia, non solo è più intimo, ma è di portata più ampia e generale. Tacito, che accenna a tale concetto riferendosi solo al vincolo con le sorelle presso i Germani, difficilmente ne avrà percepito l'intero significato e l'ampia estensione in cui storicamente si realizza. Nel principio paterno è intrinseca la limitazione, così come in quello materno l'universalità. Mentre il primo circoscrive entro un determinato gruppo, il secondo, così come la vita della natura, ignora ogni restrizione. Dal principio della maternità generatrice scaturisce l'universale fratellanza di tutti gli uomini, la cui coscienza e la cui legittimità declinano quando si sviluppa il principio di paternità. La famiglia fondata sul diritto paterno è conchiusa, come un organismo individuale, mentre la famiglia retta dal diritto materno conserva il carattere tipicamente universale che sta all'origine di ogni sviluppo e distingue la vita materiale dalla sua superiore vita spirituale. Immagine mortale della madre terra, Demetra, il grembo di ogni donna farà dono delle nascite di altri fratelli e sorelle, e la terra natale conoscerà solo fratelli e sorelle finché, con il costruirsi del sistema dominato dal principio paterno, l'unità della massa si disgregherà e la realtà indifferenziata sarà superata dal principio della separazione. Negli stati in cui predomina la madre, tale aspetto del principio materno ha trovato molteplici espressioni e anche riconoscimento giuridico. Su di esso si basa il principio dell'universale libertà ed eguaglianza, che spesso riconosceremo quale tratto fondamentale della vita dei popoli genicocratici. Su di esso si basano la filoxenia e l'esplicita avversione contro ogni sorta di restrizione su di esso, e il valore globale di determinate nozioni come il romano parricidium, che solo tardivamente scambiarono il loro significato naturale universale con un significato individuale restrittivo. Su di esso, infine, la particolare celebrazione del sentimento di affinità e di una conformità di sentire, affetto reciproco, che ignorando ogni confine coinvolge in uguale misura tutti i membri della popolazione. Gli stati ginecocratici andarono famosi per essere stati immuni da lotte intestine e per la loro avversione contro ogni perturbazione della pace. Le grandi panegirie, in cui ogni strato del popolo sperimentava gioiosamente il senso di fratellanza e di appartenenza a una stirpe comune, sono apparse per la prima volta in quegli stati e vi sono sviluppate nelle forme più straordinarie. Non meno caratteristico è il fatto che entro tali stati si comminassero pene particolarmente severe a chi avesse recato offesa al corpo del prossimo e perfino di qualsiasi animale. Le donne romane imploravano la Grande Madre non per i propri figli, ma per quelli delle sorelle, e per le sorelle chiedevano alla dea uno sposo. I persiani pregavano la divinità solo a favore dell'intero popolo. I cari anteponevano ad ogni virtù la conformità di sentire verso i congiunti. In tali costumi ogni intrinseca implicazione del principio materno si traduceva nella realtà della vita nel modo più bello, un tratto di dolce umanità che affiora nella stessa estensione dei volti delle immagini egizie. Compenetra la norma di vita, la civiltà del mondo ginecocratico e le conferisce un'impronta in cui si può riconoscere tutta la ricchezza benefica contenuta nel sentimento materno. L'antica stirpe che nella subordinazione dell'intero essere alla legge della maternità fornì al mondo successivo i tratti fondamentali per immagine dell'età d'argento, si manifesta in una luce di mitezza saturnina. Quanto più comprensibili ci appaiono ora nella descrizione di Esiodo l'esplicita permanenza della madre, la sua cura ansiosa e ininterrotta e la perenne dipendenza del figlio, il quale crescendo più nel corpo che nello spirito,
fino all'età avanzata godeva presso la madre la quiete e la pienezza della vita agricola. E come corrisponde essa alle immagini di una remota e perduta felicità, al centro della quale sta la sovranità del principio materno, e a quegli antichi stirpi di donne, la cui scomparsa significò anche la scomparsa della pace dalla terra. La storicità del mito trova in ciò una conferma stupefacente. Tutte le libertà della fantasia, tutta la profusione di abbellimenti poetici, di cui sempre la memoria si cinge, non hanno potuto rendere irriconoscibile il nucleo storico della tradizione, né mettere in ombra i tratti principali della più antica esistenza e il loro significato per la vita.